Stadio Puttilli di Barletta sotto la lente di ingrandimento per il doppio lavoro di risemina del terreno di gioco e installazione dell'impianto antifumo. La cura del rettangolo verde ha costretto i biancorossi ad allenarsi tra Canosa e San Ferdinando per circa 2 settimane, con il ritorno in via Vittorio Veneto soltanto a ridosso del match contro il Bitonto, vinto per 3-0. La risemina è stata completata. Noi sabato siamo riusciti a fare la rifinitura su questo campo. Siamo stati 15 giorni fuori, capite bene, tra mille sacrifici, però per avere un campo decente, un campo, e oggi è sotto gli occhi di tutti che qui i lavori fatti hanno avuto il loro effetto, siamo costretti a farli questi sacrifici. Quindi dalla prossima settimana torneremo ad allenarci al Puttilli e probabilmente ci sarà un secondo intervento. Siamo obbligati a farlo a fine ottobre e saremo costretti anche in quella circostanza ad andare fuori. Tutto ancora in corso per l'impianto antifumo negli spogliatoi del Puttilli, una miglioria che permetterà di portare la capienza dagli attuali 4.878 ai futuri 6.551 posti. L'ampliamento riguarderà il settore distinti, possibile già nel prossimo match casalingo contro la Gelbison. Devo anche ringraziare l'amministrazione comunale perché quasi un mese fa ha garantito che avrebbero messo mani in maniera concreta al settore gradinata. I lavori li stanno eseguendo e secondo me tra 10-15 giorni saranno ultimati e finalmente avremo la disponibilità definitiva del settore gradinata. Attivo da martedì mattina intanto l'impianto fotovoltaico dello stadio. La nuova installazione avrà la potenza di 15 kW, produrrà una quantità di energia in grado di abbassare i consumi del Puttilli e diminuirà la mole di CO2 nell'atmosfera.